buongiorno amici del mio viaggio a New York. In realtà non sto andando a New York, ma sto andando a Bari. Mi trovo all'aeroporto internazionale di Budapest, ovviamente, e come da tradizione mi mangio un bel bagel da KFC con, ovviamente, colazione americana, cappuccino chimico con schiuma radioattiva. Allora, questo video sarà realizzato in sole 48 ore di tempo che ho a disposizione per stare a Bari, per fare un po' di robe, incontrare un po' di bella gente, anche brutta gente. Ci vediamo più tardi, se sopravvivo cappuccino chimico, vediamo com'è. Oddio, sto ustionando. A dopo. Mi fa notare come c'è più gente qui che a Bari. Incredibile. Ci siamo, ci siamo. Quiz 100, bellissimo. Ok, il prezzo è giusto, 100. Questa non ha fatto ridere, Facciamo così, ci vediamo con uno schiocco di dita a Bari. No, non mi è piaciuto. Faccio così. Buonasera e ben ritrovati amici per il mio prima gli italiani. Quindi Rita, Rita via. Poi le fighe straniere, allora posso venire. Siamo qui al Factory Pub, questo qua. Stiamo aspettando altri amici. E ovviamente la prenotazione l'hanno fatta gli altri a nome mio, bellissimo. Allora, questo dicono sia il miglior pub di Bari, con la aperta. Dopo il polpino. Dopo il bar, perché è un pub, è un pub e si passa più tempo al bar che non Rita, come ti sembra questo posto? Molto ungherese? Molto sofisticato. E con questo sofisticato è un pub vintage. Ci ritroviamo a breve. Allora, ci siamo tutti. So. Come si fa, come si prende in questi casi? Tazze, tazze, bicchieri, alla salute. Prendi un po', allarga sto bello, metti qui là. No, non sono neanche. Tazze, bicchieri, alla salute dei cavalieri. Bicchieri e tazze, alla salute di stupazze. Siamo al Factory e come il buon Claudio ci dice si va di infatti. Sto già digerendo roba che non ho mangiato. Comunque buono. Vai, assaggia. Io non ce l'ho già. Ma questa è diversa e non filtrata. Allora, facciamo le dovute presentazioni. Ipercugina. Beh, mo fa la parte che la conoscono tutti. Sì, cioè. Non c'è bene, cioè io però la scorsa volta che è uscita manco la conoscevo. Lina Maggi su Instagram. Poi abbiamo, non vi potete sbagliare coi nomi, Federic A O. Fedea. Sì, dobbiamo Ricarico, non so, dobbiamo inventarci un nomignolo. Poi ovviamente lui è ormai famoso dei viaggi a Stoccolma. Esatto, Stoccolma proprio. E ovviamente la mitica Rita, che la leggendaria Rita. E l'equilibrio di Vito. Una santa donna. Esatto, è una santissima donna. Bene, non andiamo oltre perché forse sto video lo taglieremo. Non andiamo oltre, ma l'inseminato. Ma forse no. Perché non c'è. Perché in realtà questo è in diretta. Siamo in diretta, quindi non posso tagliare. Che è? Ah,
cose. Allora, benvenuti. Sì, oh mio Dio, il panino è vivo! Si muove! Ma in realtà cosa c'è dietro il panino che si muove? Il vero panino! Vai, vuoi fare il video al video? Guarda che figata, guarda. Il mio panino è vivo! Oddio! Ci sono i vari strati, è incredibile! Allora, questo si chiama Infartory. Anche il suo si chiama Infartory. Quella è coronaria. Quello si chiama Ordigno. E quello? Gresca. Mamma mia. E qui alla salute beviamo dei nostri sopravvissuti. Siamo sopravvissuti. Ah, che buono, il mongello. Mamma mia, che cosa ti stai perdendo, Eleonore? Il mongello buono ti stai perdendo. Non si sente niente, di quello che va dal medico, dice: dottore, mi fa male il pipino, e poi si abbassa le mutande e esce una bestia di 20 centimetri. Dice: cosa stai aspettando? Aspetti che spuntino le penne per chiamarlo uccello. E con questa direi, cara Ellie, noi ci salutiamo. Così, e ci rivediamo a Budapest. No, secondo me ci rivediamo di nuovo a Bari, perché sì. Finché aspetto te che vieni a Budapest, io mi sposo. Signori e signore, o signore e signori, ci troviamo qui a Bari Napoli, contemporaneamente. Facciamo vedere cosa ha portato la cameriera in una un rosè. Brutto. È proprio brutto. C'è il buon Claudio di tre quarti, uno dei migliori film gangster. Serviamo. Ah, applauso! Com'è che fanno i ricchi l'applauso? Perché quello è il saluto. I ricchi fanno così. L'applauso. Allora, signori, qui si mangia, si degusta questo spaghetto all'assassina, e qui si degusta uno risottino, gamberetti e zucchine che lei, signore, qui presente, ha gradito. Gradito, e mi sono infrasi di gestire. Veramente buono. Come? Basta, no comment. Federico, come sta messo? Finito, ma ha finito, quindi tocca a mo. Allora, Vituccio, come è andato? Risotto afrodisiaco, vieni. Facciamo vedere questa bella sala, qua ci siamo a Bari Napoli, a Bari però, non a Napoli. Sto pienissimo. Stoccolma, arrivederci. Abbiamo salutato la moglie di Montezemolo. Ma infatti, oddio, chi sta? Oh mio Dio, Kevin! Claudio! Abbiamo dimenticato Claudio. Nello 00. Nel bagno. 00 il bagno. Eccolo. Signori, colui che ha definito i cinesi napoletani con gli occhi a mandorla e col muso giallo. Ecco, dopo questa la chiudiamo qua, ma non è finita. Bene, siamo qui giunti. Ti porti ancora?
ottima macchina, ma non arrugginiti, quando la abbastanza più giunti ma non arrugginiti alla cornetteria dei fratelli Fittipaldi, produzione propria, ve lo consiglio amici del mio viaggio a New York, no scusate, del mio viaggio al Bavi. Ho mangiato solo una zeppolina piccolina, tu che hai mangiato? Saccottino, che non era tanto piccolino, io avevo spazio per quello, ma sta qui che dalle orecchie che mi sta per uscire. Dalle tristezze. Che tristezza. Adesso sto facendo sto video che praticamente è la telecamera dietro. Si vede più meglio. Più meglio. Molto, molto meglio. Ma non sai cosa sta riprendendo. Non so cosa, capace che sto, che la signora ce lo può dire, scusi signora, che cosa sto riprendendo? Va bene, dopo essere impazziti, Federico adesso ci darà un, diciamo, un... dacci qualcosa. Sì, vuoi? Ecco! Vito, un giudizio così a freddissimo, su che cosa? Anzi a caldissimo, no, io volevo fare la perché in realtà dovete sapere che fa freddo, molto più freddo di Budapest, quindi su che cosa? Un giudizio a freddo ma a caldo, su che cosa? E decidi tu a piacere, come l'interrogazione a scuola, argomento a piacere. Un argomento a piacere, così, cioè io vorrei essere un pasticcere per farci delle polane. Oh, questo non so se riuscirò a metterlo su. Forse lo metto. Non ha detto nulla di sbagliato. Mentre Federica ci dia un giudizio. Bella serata. No, no, ci dia a me e a Claudio qui presenti. Ci dia un bel giudizio. Siete belli. Poteva dire qualcosa che non sapevamo già. Bene amici, siamo giunti all'ultima ora di mia permanenza qui a Bari. Sto gustando la focaccia barese all'aeroporto internazionale di Bari Camerun. Che dire, sono state 48 ore intense, piene di divertimento, ma soprattutto di cibo e di buon cibo. Però questo mio sia stato di vostro gradimento, di mio sicuramente. Quindi a una prossima puntata dei miei viaggi in giro per la terra. Ciao.